Eccoci con sotto la pressa, ormai mancano 4 giorni, 5 giorni al voto e abbiamo invitato anche più di un ospite in questo appuntamento, in questa rubrica del nostro quotidiano. E questa mattina avevamo Michele Barcaiuolo, oggi pomeriggio abbiamo l'onore di ospitare la candidata della Lega, della zona della montagna, Simona Magnani, di Pulinario, è stata anche candidato sindaco alle ultime amministrative contro Tomei, che poi adesso è anche presidente della Presidente della provincia. provincia. E innanzitutto grazie per aver accettato Grazie a l'invito. voi. Dicevo, mancano ormai pochi giorni al voto, la sensazione qual è? Ma parlavamo prima, una campagna elettorale diversa dalle altre. La sensazione, girando in mezzo alla gente, girando tra i mercati, perché noi della Lega siamo sempre in mezzo alla gente, è buona. Vediamo proprio le persone che vengono a intercettarci, vengono a contattarci per esprimere i loro disagi, soprattutto nelle montagne, nelle zone di periferia e disagiate, sentono molto, hanno molto piacere di vederci fra di loro. E la sensazione è buona, anche come imprese vedo che se fino a qualche mese fa c'era più paura ad esporsi, ad oggi invece sono proprio loro a venirci a contattare e a dire dai, ce la facciamo, stavolta ce la facciamo. Abbiamo bisogno di cambiare qualche cosa, di una ventata d'aria nuova. L'alternanza fa bene, sono 50 anni che siamo governati dalla stessa linea politica, abbiamo bisogno di cambiare, siamo ingessati praticamente in tutto, dalla burocrazia alle opere infrastrutturali che mancano e abbiamo bisogno di una ventata nuova. Dicevo prima, candidata della zona della montagna, Simona Magnani, chiaro che non porterà solo le istanze della montagna, ma anche quelle di tutta la provincia, con un focus inevitabile sull'Appennino. C'è il rischio che andare a pescare nel bacino elettorale, pur tradizionalmente di centrodestra, come quello dell'Appennino, poi possa non tradursi in un consenso largo, visto che la competizione all'interno di una lista che sappiamo, insomma, piuttosto agguerrita la competizione Beh, interna. certo, noi siamo un piccolo bacino di voti, non è comunque un bacino di voti da trascurare, anzi, è un bacino di voti che io valuto proprio col cuore, proprio perché è il mio paese, è la mia terra, quindi al di là dei piccoli numeri è importante per noi esserci, è importante per noi avere il loro apporto. Indubbiamente è una terra molto battuta in queste settimane, e anche perché come percentuali sul centrodestra viaggiamo su percentuali che sicuramente sfonderanno il 50% in una buona parte dei comuni montani. L'importante è che la Lega sia unita e tutto il centrodestra sia unito per un unico obiettivo. Quindi l'importante non è andarsi a rubare voti a vicenda, ma l'importante è parlare con la gente, condividere le nostre opinioni, le nostre proposte e diciamo in maniera unita convergere fino all'obiettivo finale. Tra l'altro, mi faceva cenno, Salvini è venuto più volte nella zona di montagna, anche a Borgonzone è stato presente Certo. recentemente. E domani verranno l'abbiamo appena sentito, 4 parlamentari E e ancora? No, dopodomani, mi sta esatto, suonando il telefono. e dopodomani altri. Insomma, c'è tutto un partito che si concentra non solo sulla zona della montagna, ma comunque in queste regionali. Da questo punto di vista mi pare sia evidente la differenza con l'avversario, con un centro-sinistra che dal punto di vista del partito pare in qualche modo, per dirla in maniera insomma, neutra, in secondo piano il partito rispetto al candidato. Da voi è opposto, no? Da noi opposto, noi, il nostro partito non è fatto di un'unica persona, anche se il nostro leader Matteo Salvini è comunque la guida, diciamo, chi in questo momento è più sull'onda proprio mediatica. È un partito che io credo in questi ultimi anni ha puntato molto sulla meritocrazia, su identificare le persone che potessero dare più un contributo maggiore, soprattutto a livello anche di specificità territoriali e quindi un valore aggiunto anche dopo alla gestione della regione in questo caso, ed è un partito che parte dal basso, quindi guarda, parte dalle piccole comunità.
e anche l'altro giorno la Borgonzoni è partita dal Rio Lunato, quindi uno dei comuni più piccoli della nostra provincia, proprio per mettere in evidenza che per noi il comune, le utenze, le comunità non sono un numero, ma sono persone, quindi sono persone che hanno bisogno di servizi. L'altro giorno insieme a Stefano Bargi siamo partiti da San Pellegrino in Alpe, 10 residenti cittadini in provincia di Modena, in Emilia-Romagna, e noi partiamo dalle piccole cose e per poi arrivare alle grandi. Tra l'altro San Pellegrino in Alpe è preso un po' come il simbolo di scaramanzia rispetto al senatore Corti, ne faccio cenno perché Corti, sappiamo, insomma, la vicenda è nota, venne di fatto è stato il primo caso in Italia di un parlamentare che dopo il riconteggio ha scalzato, esatto, il collega del PD Patriarca. C'è un tema anche di genere, no? La Lega tra l'altro è sempre stata vista storicamente come un partito, diciamo, forse il più chiuso paradossalmente, almeno storicamente rispetto alle presenze femminili. E invece a partire dal candidato presidente donna, insomma, c'è un puntare, no, su quelle che vengono definite impropriamente quote rosa. Da donna nella lista della Lega, come hai vissuto questa esperienza? È chiaro che qui è obbligatoria, nella lista delle quattro presenze femminili, non è, però il candidato presidente non è assolutamente obbligatorio. Però, assolutamente. Qual è il rapporto qui? Allora, io come donna sono contraria alle quote rosa a prescindere, perché è una forma di discriminazione nei confronti della meritocrazia. È una forma quasi di femminismo estremo che porta invece a evidenziare le diversità che ci possono essere. E così come per esempio il suffisso femminile alle professioni. Io sono ingegnere, mi sento chiamare linguaggio di genere. Esatto. Io mi sento chiamare ingegnera e dico, signore, io ho una laurea al pari di qualunque altro esponente maschile, quindi è pari a qualunque altra professionalità. E lo stesso in politica, io vedo che a livello di Lega, come dicevo prima, ci stiamo puntando più alla meritocrazia, quindi indipendentemente che sia uomo o donna, non importa, l'importante è portare un valore aggiunto. E io in termini di professionalità, ma anche in termini proprio di partecipazione amministrativa, mi sento di portare la mia professionalità in campo ambientale e territoriale, anche perché sono ingegnere ambientale, quindi tutto quello che riguarda le problematiche relative al dissesto idrogeologico, al rischio idraulico, a tutta la consulenza anche aziendale che oggi sono burocrazia per le nostre imprese sul territorio, io mi sento di dare un contributo importante, anche se sono tutte politiche a livello regionale. Ed è per questo credo che la Lega abbia puntato anche su di me per avere proprio una figura di spicco che sappia di cosa si stia parlando, perché altrimenti sono tutte belle parole, ma alla fine di concreto non si riesce a portare a casa nulla. Parliamo di temi, a proposito appunto di intervenire nel merito, impossibile non partire, visto che insomma, si parla di montagna, del tema della sanità e dell'ospedale di Pavullo. Negli ultimi giorni Bonaccini ha promesso la riapertura del punto nascite e si è detto, insomma, quantomeno strumentale, no? Questa promessa fatta da chi 2 anni fa firmò la chiusura. Decisamente. E è una tematica che bisogna ringraziare anche tutti i vari comitati, abbiamo un comitato di, sappiamo, l'ospedale di Pavullo, comitato Pavullo 95, che da anni portano avanti queste tematiche e da anni la politica è attenta a queste tematiche e ad oggi sorprende che Bonaccini, dopo anche le dichiarazioni di Venturi, che solo un paio di anni fa è l'assessore regionale, che solo un paio di anni fa diceva mi darete ragione con quel futuro, e invece ad oggi si cambia idea perché sono servizi essenziali sul nostro territorio, una montagna che pian pianino sta venendo saccheggiata di tutto per un accentramento, con una politica regionale di sinistra che porta più ad accentrare nei grandi centri e a lasciare marginali tutte le altre zone periferiche, tra cui la montagna. E il punto nascita per noi è veramente un aver derubato di un servizio fondamentale, che è il servizio alla vita, tutto l'apparato, tutta, diciamo, la parte sud della Via Emilia, perché in tutta la regione non esistono più punti nascita a sud della Via Emilia, quindi tutti i punti nascita montani sono stati soppressi. Sono temi fondamentali.
la montagna ha bisogno di ritornare ad avere questi servizi sul territorio, la montagna ha bisogno, ma proprio perché a parte il punto nascita, considerando anche tutti gli altri servizi, ma anche solo quelli ambulatoriali, ha bisogno di avere un presidio più vicino. Noi abbiamo a che fare con una popolazione anziana e la popolazione anziana non può essere un pendolare anche a livello sanitario e percorrere ore in macchina per raggiungere Modena per avere una prestazione sanitaria. Ecco, questo è fondamentale, ma soprattutto anche come rilancio del nostro territorio. Se noi pensiamo a un Pavullo con un ospedale che c'è a rischio che rimanga una grande cattedrale vuota, perché ad oggi, dopo anni, finalmente si sta facendo qualche cosa, qualche intervento viene fatto sul pronto soccorso, sulle sale operatorie, a livello strutturale. Ma se poi tutta questa struttura rimane un gran castello vuoto, privato di servizi, allora non ne abbiamo bisogno. Però anche come valore aggiunto sul territorio del Frignano è un qualcosa che valorizza anche, non so, a livello edilizio, a livello appunto di cercare di aumentare la recettività sul territorio. Questo è fondamentale. C'è la rincorsa rispetto alle richieste dell'opposizione, di Bonaccini, del PD sull'ospedale di Pavullo, una rincorsa che è speculare rispetto al grande tema dell'autonomia regionale. Anche su questo il centro-sinistra di governo e regione si può usare forse il verbo, non piacerà al PD a Bonaccini, ma ha imitato le richieste della Lega. È così? Al di là della primogenitura, su questo si può dire il PD, Bonaccini, bene hanno fatto? No, questo sicuramente. Noi stiamo parlando di una regione che, come si dice, è fatta di emiliani e romagnoli che lavorano, pagano le tasse e non rivedono sul territorio quello che invece loro versano sostanzialmente. E quindi è importante che una maggiore fetta di questa nostra contribuzione rimanga sul territorio, giusto proprio perché siamo una comunità che lavora e che ha bisogno di vedere i servizi in loco, soprattutto per le zone più disagiate. Quindi secondo me questo è uno spunto che dobbiamo portare avanti tutti parallelamente. Se andiamo proprio al tema delle tasse, sulla montagna in particolare, il dimezzamento dell'IRAP è stato messo in pratica dalla Giunta Bonaccini, anche questa è una misura positiva, immagino. Però d'altro canto qualcuno dice se noi dimezziamo e riduciamo le tasse per le imprese da montagna, ma se poi mancano i servizi, le strade sono difficili da percorrere, anche qui per essere generosi, è difficile, il taglio delle tasse in sé non è sufficiente. No, non è sufficiente, è una misura che è condivisa, è una misura che però non può rimanere una mancetta elettorale, come è praticamente stata strutturata con questo taglio dell'IRAP, dobbiamo garantire delle misure che siano strutturali, non fine a se stessi, ma che partano dalla base. Dobbiamo ricostruire tutta la rete che porta servizi in montagna, quindi la detassazione, la defiscalizzazione delle imprese in montagna è un punto di partenza, ma non può essere considerato l'unico. Dobbiamo partire anche dalla famiglia. La famiglia, quindi ridare non un sostegno esclusivamente, diciamo dobbiamo dare un sostegno proprio anche strutturale alla famiglia in sé, non solo di sostentamento economico, ma appunto anche al fine di farla rimanere sul territorio. Perché nel momento in cui una famiglia deve spostare il bimbo per portarlo a scuola, per portarlo dal pediatra, perché anche noi in montagna abbiamo... Cioè il macro tema dei medici di base, quindi dei pediatri. Anche quello dei pediatri, che da Sestro si trovano a portare il bimbo a Pavullo, perché il presidio dei pediatri è a Pavullo, allora se uno si deve spostare per fare tutto, per fare la spesa, per lavorare, allora molte famiglie pensano, allora ci spostiamo direttamente in pianura e chiudiamo la faccenda. Invece no, dobbiamo cercare di tornare a portare le persone che si sono spostate dalla pianura alla montagna, dobbiamo garantire i servizi minimi, almeno per sostentamento alla famiglia, in montagna e da lì dobbiamo ripartire a rifare una rete proprio che interagisca con le attività commerciali della montagna. Lo dico al di là della... chiaro che insomma, le ricette sono quelle della Lega, queste quelle che sta descrivendo Simona Magnani, ma i problemi sono oggettivi. Strade,
cito il tema anche della connessione internet, che sembra una banalità, ma assolutamente non lo è, perché significa contatti telefonici, significa banalmente anche il POS per alcune attività commerciali. Una cosa ancora più banale, la corrente elettrica. O addirittura quello esatto di blackout. Noi soffriamo molto della mancanza di manutenzione nelle nostre linee elettriche. In un po' di vento o due dita di neve e ci ritroviamo per ore e ore senza corrente elettrica. E il grosso problema è sulle aziende, quindi le aziende anche per riattivare ad oggi macchinari più moderni impiegano ore, quindi perdere anche o avere una corrente poco stabile, quindi degli sbalzi di tensione che porta a far saltare la funzionalità delle macchine, è una perdita in termini. No, ma infatti io... Quindi è tutta una serie di disattenzioni che in questi 10 anni hanno dimenticato dell'importanza di garantire questi servizi minimi vitali nelle zone disagiate, che ci porta poi a non essere più competitivi. E a fare dire a Salvini sì, sono degli eroi coloro che vivono. Noi siamo veramente degli eroi. Che vivono. Ma noi montanari siamo degli eroi proprio nel cuore, perché chi nasce in montagna tende a ritornare in montagna, tende a stare in montagna. Io non lascerei mai casa mia, anzi, certo col mio compagno, l'ho portato a vivere con noi in montagna ed è veramente un impegno e una dedizione che uno fa non tanto a fini politici o meno, ma lo fa proprio perché è un onore essere montanaro e aiutare i montanari. Un dato personale che do poche volte, anch'io dico se l'unica cosa che dico dentro di me, sono nato a Pavulla e la chiusura di quell'ospedale credo che abbia rappresentato, di là del dato personale, un momento di tristezza per tanti. Sì, perché è proprio calato un'ombra su tutto il Frignano. Il G393, nel codice fiscale, insomma, per ora non si può più leggere. Speriamo. Anche la promessa, indipendentemente da chi vincerà l'elezione il 26 di gennaio, possa essere comunque realizzata quella della riapertura. Ma sì, è tutta programmazione, perché se... Dipende molto dal palo, dicevamo l'altro giorno Nicola Bettini. A parte il palo, a livello proprio di programmazione, se si vuole riportare un servizio in montagna, c'è la volontà politica di farlo, quindi di dare una specializzazione anche all'ospedale della montagna, che non sia solo il punto nascita, ma che sia anche qualcos'altro, tutto deriva da una programmazione. Abbiamo parlato di montagna, abbiamo occupato gran parte del tempo a disposizione per parlare di quello, però inevitabile guardare oltre, perché tra l'altro Simona Magnani, anche assessore consigliere provinciale, quindi ha uno sguardo ovviamente su tutto il territorio. È un tema che riguarda la montagna, ma non solo, anche la bassa, una vicinanza espressa sui social più volte al tema della cassa. Che può stupire, no? Rispetto, anche qui saranno stereotipi, ma al genere, no? Di una candidata donna, però insomma è una difesa o comunque un'attenzione? No, quindi usare questo termine. Allora, è un tema che viene poco affrontato perché è un tema ovviamente divisivo. È più semplice parlare del benessere animale o altre cose, anche se la gestione faunistica, la politica venatoria, non diciamo, è sulla stessa linea del benessere animale, anche perché la gestione faunistica, che ad oggi è di competenza regionale, è tutta incentrata su garantire una fauna sostenibile e una fauna, diciamo, in piena salute, in equilibrio con l'ecosistema e con la presenza antropica dell'uomo, quindi anche delle aziende agricole e tutto. Io sono istruttore faunistico, abilitato ISPRA, quindi non solo insegno a riconoscere gli animali, quindi a riconoscere anche a riconoscerlo in campagna, anche tutta l'ecologia che ci sta sotto e quindi la gestione che sta alla base appunto della nostra fauna. Mi consente questo di fare l'ultimo collegamento con quello riguardante il rischio idrogeologico, che è evidente come almeno la fotografia della famosa alluvione del 2014, no, voluta dalla regione, fu quella causata, no, dalla fauna, in particolare dalle nutrie. Allora, chiaro che fu anche un modo per banalizzare. Ecco, infatti, però... può essere sicuramente, perché ad oggi lo vediamo, a parte che con le nuove disposizioni sui piani di controllo alle specie fossorie, cioè quelle che fanno le tane all'interno degli argini, le nuove volpi, nutrie, tassi, istrici,
Le nuove disposizioni hanno reso molto più difficoltoso l'operatività degli operatori volontari, che sono i coadiutori, che svolgono un'attività di pubblica utilità sostanzialmente, per quanto riguarda non solo il monitoraggio, ma anche la cattura e la limitazione numerica di queste specie sulle nostre arginature. Quindi diciamo una funzione fondamentale anche in tema di prevenzione del rischio idraulico. Ad oggi queste disposizioni rendono più difficoltoso l'uscita in campagna e fare questa tipologia di prevenzione. A livello regionale si può agire, ma bisogna partire anche già a livello ministeriale, e questo la Lega aveva già presentato una proposta di modifica alla legge nazionale che introducesse, che quindi in qualche modo rendesse a norma, mettiamolo così, un termine un po' brutto, però riconoscesse in maniera definitiva la figura dei coadiutori come persone specializzate anche in termini di pubblica utilità e azioni di protezione civile, come in questo caso svolgono. Sono tematiche importanti, sono tematiche che sono, come posso dire, sono temi anche particolari, soprattutto perché raccolgono un'opinione pubblica non sempre favorevole a questa tipologia di attività, però ad oggi sono essenziali, quindi non dobbiamo comunque prescindere dall'attività. Allora, infatti, non è un tabù, anche perché poi nei fatti la programmazione venatoria, ripeto, è collegata, faceva accenno anche al tema del rischio idrogeologico, anche se diciamo, cioè, insomma, forse la prima attività è quella della manutenzione degli argini e quindi un intervento deciso. Infatti, una con causa. Io in maniera quasi provocatoria, uno degli ultimi consigli provinciali, ho detto non cerchiamo solo la colpa nelle volpi o nelle nutrie, cerchiamo anche nelle persone. È evidente, la polemica che ci fu allora nel 2014 anche sulla figura dell'allora direttore AIPO, Fortunato, che poi tra l'altro venne promosso ad altro incarico. Ci sono una serie di commenti e di domande, ne faccio Maria Cristina Bettini, tra l'altro sua concorrente nella lista di Fratelli d'Italia, ma comunque all'interno dell'alleanza che sostiene Lucia Borgonzoni, dice: l'autonomia in sanità porta disparità. Su questo, insomma, forse è una posizione diversa da quella tra Fratelli d'Italia e la Lega. Disparità a che livello? A livello nazionale? È ovvio che se noi parliamo di Regione Emilia-Romagna e ci ritroviamo in determinate situazioni a doverci andare a curare in Lombardia oppure in Veneto, allora tanto vale che rimaniamo sul nostro territorio, rimaniamo più vicini a dove abitiamo. Un altro lettore dice: consapevole che il PAL del 2011 ha depotenziato l'ospedale di Mirandolo e Pavullo. Fatto anche questo. Certo, no, questo assolutamente. E mentre invece Patrizia Ora, un'altra lettrice, dice: vorrei chiedere quali sono le proposte del centrodestra sulla condizione dei disabili, che è un tema, tra l'altro, su cui è intervenuta anche la sì, sì, sì. No, vorrei ritornare un attimo sulla domanda precedente del PAL, perché vengo attaccata sempre sul fatto che al lato dell'approvazione del PAL io ero vice sindaco del comune di Esattamente, Luigi Morali dice questo. Ero vice sindaco del comune di Collinago. Allora, io volevo ricordare che il PAL è approvato dai sindaci della conferenza sociosanitaria, quindi è stato approvato dal sindaco Cabri all'unanimità con allora anche gli altri sindaci di centrodestra. Su questo si è parlato molto, noi abbiamo discusso in amministrazione. E doveva essere un voto contrario, poi durante la riunione si trasformò in un voto favorevole con una mozione per comunque sostenere la montagna. E quindi vengo attaccata, diciamo, banalmente su una mano che non ho alzato io, che non ho condiviso quel voto, l'ho sempre comunque manifestato. E si era tre partiti con dei presupposti diversi sulla votazione. E anche nell'ambito poi dopo della discussione, come mi è stato detto, si era percepito un indirizzo diverso anche a livello provinciale, che poi alla fine è stato completamente disatteso sulla montagna. Perché il nostro lettore ha toccato un punto che le hanno sottolineato altri, però una risposta anche tecnica, cioè, ma puntuale su quanto è accaduto. Assolutamente. Quindi, ragazzi, io non ho alzato quella mano,
bisognerebbe sentire i sindaci in quel momento, quindi sicuramente è stata un'espressione personale. L'ultimo accenno al tema dei disabili, c'è un'attenzione... Questo assolutamente, assolutamente, anche perché parliamo di fasce deboli che se ad oggi vengono confrontate con il tema per esempio dell'immigrazione, abbiamo un disabile che percepisce un'indennità o un servizio che è minoritario rispetto per esempio a un immigrato gestito da una cooperativa ad oggi. E non solo parliamo di disabili, ma anche di anziani con demenze, con Alzheimer, che ad oggi sono sì aiutati dal servizio sanitario, ma vengono molto lasciati alla cura delle famiglie, quindi un disagio proprio per le famiglie. È un tema fondamentale, era stato istituito anche il Ministero della Disabilità nel Conte 1 e questo dimostra dell'attenzione che noi poniamo della Lega nei confronti di queste categorie deboli, di quelle fasce deboli. Tematica delicata che ovviamente il cui interesse, la cui attenzione non può ridursi solo in campagna elettorale, così non è stata almeno nella prima parte. No, assolutamente, anche perché stiamo parlando di famiglie che si trovano spesso lasciate sole, di famiglie che hanno dei ragazzi che, soprattutto i ragazzi con autismo, che nel momento in cui arriviamo alla maggiore età vengono completamente lasciati a se stessi. Quindi, è un macro tema su cui la regione, tra l'altro in maniera trasversale, perché anche la legge sui caregiver, che sono di fatto quel prendersi cura, no? Certo. Le figure che in famiglia sono chiamate spesso anche nell'età, insomma, 40-50 anni, che devono tenere dietro magari al figlio disabile, allo stesso tempo ai genitori che sono anziani. Ci fermiamo qui, abbiamo insomma avuto modo di conoscere meglio la candidata Simona Magnani nella lista della Lega, candidata della montagna, ormai questa candidata della montagna la accompagna. È un valore aggiunto, ma è evidente come la sua candidatura rappresenti tutta la provincia di Modena e quindi insomma sarà possibile insomma scegliere anche il suo nome nella lista della Lega. Lo dico, faccio un bocca al lupo come tutti i candidati che abbiamo avuto modo di intervistare sotto la pressa. L'intera intervista verrà riportata sul nostro quotidiano online con anche un resoconto, come sempre, testuale. Grazie Simona Magnani. Grazie a voi.